Ciao! Attivate la campanella! Attivate la campanella! Come promesso, anche se in ritardissimo, finalmente faccio la seconda parte dedicata alla prova Wii U. Ed eccolo qui. Quello che vedete nel maxi schermo è lo stesso che vedete nel gamepad. E devo dire che è stata una procedura all'inizio un po' ostica per me, che sono vecchio, perché innanzitutto, primissima volta che si fa la sincronizzazione, la magia, l'illusionismo, la sincronizzazione, bisogna premere il pulsantino rosso sulla console e il pulsantino che c'è qua dietro, che è bello imboscato, e non è che lo premi per sbaglio, ci vuole tipo una matita o un cacciavitino per riuscire a premerlo bene. Ho fatto il mio omino, come si faceva con il vecchio Wii, è molto più dettagliato, però fondamentalmente la grafica è rimasta la stessa, quindi potete vedere qui il villaggio. E adesso proverò finalmente qualche titolo. Approccio mi piace molto, mi sento intelligente con questo coso in mano, non so perché, e quindi parlo così, mi verrà un torcicollo allucinante, ma lo faccio per voi. Sto soffrendo, ragazzi, e ricordate che ho aggiunto l'opzione tip su Tipeee per chi volesse regalarmi dei videogiochi nuovi. Potete andare lì e cliccare e darmi un sacco di dindi nuovi. Din, 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 din. Quindi, come prima cosa, proviamo Super Mario Kart 8, che è caricato all'interno della console, e basta semplicemente, spero, cliccare su questa simpaticissima Mario Kart 8. Cosa succede? Avvia. Noi clicchiamo due volte. E adesso vediamo quanto ci mette di aggiornamento. Magari devo stoppare un attimo, perché se ci mette 28 minuti diventa lungo, lungo, lungo il video e anche poco bello. Per le specifiche della console e lo spacchettamento, il vero e proprio spacchettamento dalla scatola, andate a guardare l'altro video. Questo è il video B. Intanto, la console verrà riavviata. Ma diventa lunga giocare a sto Super Mario, raga. Io non posso mica fare un video di un'ora e mezza, Ecco, guarda come sono brutto. Cioè, mi vedo meglio qui. Sì. Ciao! Lì c'è la camera, qua c'è lo... Aiuto! Poi dicono che i videogiochi sviluppano l'intelligenza e fanno diventare più accorti. Non è mica vero. Guardate che effetto fa sul lungo termine. Via Super Mario! Oh, raga, un quarto d'ora per giocare a sto videogioco. Se avete fretta, la gente perde. Dovrò fare un super taglio e... con la voce velocizzata finirò come Barbixana. Sì, buonasera, salve, ciao a tutti, sono Barbixana. Io mi rendo conto che nei giochi di auto ho sempre fatto schifo. A Super Mario un po' me la cavavo, ma quello per prendere i funghi. Quindi ho idea che, a parte che ho già visto anche un video di gente che va in giro col go-kart in giro per la città, quindi, c'è pure la versione live, ma live per davvero. Sembra un po' la corsa della Wacky Races, non so se avete presente quella con Matley e la 00, la 00 di quello che perde sempre. Siccome sono un affezionato dei Looney Tunes, di Wile e Coyote, io vado dentro la Grand Canyon. Se si può, Ecco, come vedete la schermata un po' cambia, perché qui vedo una cosa. Che devo fare? Aiuto? Ecco, grande! Ma mi sento intelligentissimo! Beh, per ora non è difficile, soprattutto perché dovrei stare un pochettino più lontano. Ah, li posso anche prendere a schiaffati. Cattivissimo. Beh, intanto così vicino allo schermo non è molto bello mettersi. Ma se io per esempio sto fungo glielo tiro in testa, no? Aiuto. Oh! Aiuto. Beh, sono intelligente come... Oh, mannaggia, ragazzi. Beh, è semplicissimo. Non ho scelto proprio il più veloce.
questa mi è piaciuta. E dopo questa direi che basta, perché non vincerò mai una gara a questo stupidissimo gioco. Dai, primo gioco, Super Mario Kart 8 approvato. Adesso proviamo gli altri 4. Basta cliccare l'icona sul gamepad e si entra direttamente nel video. Ma qui si esagera. Sarebbe stato divertente anche stare qui a giocare 007 Legends. Ma perché farlo di sabato sera quando puoi farlo di... Oh, io sto parlando qua. Ok, avanti. Allora, MI6 Intelligence sarebbe quando vai a parlare con Q, giusto? Quello che ti fornisce mezzi speciali per la missione, cioè la penna fucile, Lotus con i tasti speciali con olio, fumo, contromisure elettroniche, eccetera, tutto molto figo. Bella, ma dopo tutto questo bla 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 da parte mia, vediamo com'è il gioco vero e proprio, perché se costava così poco, vuol dire che era brutto. Costo elevato, sinonimo di qualità? E chi lo dice? Vediamo. Insomma, non so come lo vediate voi, ma la grafica da qui, vicina, è un po' quadratosa, un po' pixellosa. Forse perché bisogna guardarlo a 4 metri di distanza, io non sono nella posizione giusta. Cambia la schermata, abbiamo Weapons and Gadgets, e io posso cliccare, credo, qua sopra. Spero. Comunque, qui abbiamo la mappa, soltanto, e io dovrei dedicarmi. Ok. Sta suonando un telefono, penso di dover andare a rispondere. Solito sistema alle vette. Devo dire che il gamepad grande è molto comodo per le mie manone. Si riesce a schiacciare tutto, i due tasti extra sotto, le due manovelle, che terminologia adeguata che sto adoperando. Sarebbero i due funghetti di controllo. Fabi J è un po' più esperto di me di fare. Ma lo sapete che mi è appena arrivato un tweet dove mi informano che esce una cosa tipo The Social Movie sulla vita di Favi J, i Maze e The Fabric Gamer. E quanto dura? 20 minuti sto film? Voi ci andate al cinema a vederlo? Io penso proprio di no, principalmente perché non vado al cinema. Però finché non esce Deadpool 2, il sottoscritto non si fa vedere. Mi sono rotto le scatole di questo gioco perché fondamentalmente è a missione con schermo, quindi prendi i dati così, tipo il vecchio Maniac Mansion, e non ci metterei 6 ore a fare qualcosa, già solo per capire come ci si muove. Volevo almeno bermi lo spumantino, invece non ci riesco. Mi sa che bisogna prima leggere un attimino le istruzioni per giocare bene a questo gioco. Quindi questo è bocciato! Vedere gli omini che mi ballano dietro mi dà un fastidio. Comunque, proviamo invece Zombie U, che è un altro titolo esclusivo per la Wii U. Perché tutti quelli con la U sono fatti apposta per la U. Wow, ma che originalità! Ma vi piacciono questi video di gaming fatti da uno che non sa più giocare da anni, cavolo? Perché secondo me sono una schifezza. E vedi, questo è partito subito. Ma che brutto che sei. Gioca al Zombie U, quanto sopravviverai? Stavo dicendo che gli zombie finalmente stanno passando un po' di moda, almeno credo. Visto che al giorno d'oggi tutto va veloce, tutto procede velocemente, avere per così tanto tempo sulla breccia, sulla cresta dell'onda, la moda degli zombie meriterà un video dedicato ad essi, ma anche senza tips, ci vorrà solo più tempo, ci permetteranno di affrontare l'argomento del fantastico e coloratissimo mondo degli zombie, che è come quello degli unicorni, solo un po' più puzzolente. Mi piace questa modalità, normale o fifone? Fifone! Ah, eccoli qua, i zombie! Sì, ok, siamo a Londra, c'è l'underground, quindi la tube underground non ci fa sbagliare. Quindi io sarei quello lì. Sì, tu. Non è molto bello avere tutti questi cretini in mezzo ai maroni. Io mi muovo, però dai, dopo. L per muoverti, va bene. Ecco, siamo subito. Ma così muoio subito. Oh, vattene. Credo di essere appena morto. Sono durato tantissimo, Direi che come questo gioco è un po' troppo difficile per i miei gusti. Quindi per il momento bocciato anche Zombie U. Cioè, cosa sono durato? 4 secondi? Come anticipato, ecco qui Bayonetta e Bayonetta 2. Siccome Bayonetta già è vecchia, proviamo Bayonetta 2, che dovrebbe essere un'esclusiva Wii U anche questa. No, allora, a prescindere dalla qualità dei singoli giochi, che possono essere
buoni oppure no, come abbiamo visto, direi che il sistema della console mi piace veramente tanto. Allora, storia. Doppia apoteosi, lacrime di Umbra, quali lacrime di Umbra che hai raccolto? Non hai ancora sbloccato questa opzione, quindi niente. Gioco la modalità storia, va bene. Prima apoteosi, per chi vuole seguire la storia senza troppe preoccupazioni. Esegui mosse spettacolari, vuoi giocare in modalità automatica? Sì, vista la mia abilità, rimuovi la marionetta immortale nel menu di gioco per disattivare la modalità. Avanti. No, però davvero, bisogna stare a distanza per godersi la grafica, perché da vicino si vedono veramente troppi quadratini su questo schermone qui. Beh, la grafica e soprattutto il taglio, il colore grafico è molto steampunk, oh sì, con tutti questi bulloni, ingranaggi, mi piace. Cioè, la sto già muovendo io, sì, e mi stanno già picchiando. Ok, così faccio una cosa brutta, così ne faccio una bella, lo sto picchiando tantissimo, sì. La parola apoteosi è fighissima. Non è mica tanto facile giocare a sta cosa, perché io vedo questo essere che, sì, adesso questo è un intermezzo molto bello con quello lì, che ha un buco al posto della faccia. E dicevo, è molto bello il fatto che senza bisogno di impostazioni abbia già messo i titoli, i sottotitoli in italiano, mentre la signorina parla in inglese e quindi capisco qualcosa di quel che dice. Questo chi è? Joker? No, però ci assomiglia molto a già aver letto nella Suicide Squad, no? We will perish together, sì. Però, mettiti il monocolo. No, ma è bello, però... Forse per capire la storia avrei dovuto prima giocare a Bayonetta 1, ma io ho fin da giovanissimo la brutta abitudine di iniziare le trilogie, le bilogie, comunque le serie a caso, cioè parti dalla puntata 3, poi guardi la 1, poi guardi la 9, poi la 4, poi la 6, giusto per incatenarsi le cose. In realtà non lo faccio apposta. Bayonetta approved, Bayonetta 2. Dunque, un difetto di Bayonetta 1 che mi ricordo dalle recensioni è che dura poco, come Dante's Inferno, quindi un gioco limitato nel gameplay, proprio a livello temporale. Dura poco il gioco, dall'inizio alla fine ci mettete le relativamente poche ore per finirlo. Speriamo che il 2 sia un po' più lungo. Ci sarebbe il pennino da tirar fuori qui da qualche parte, c'è un pennino nascosto che ti permette di toccare. Adesso vediamo se riesco a farlo. Ecco, vedete qui, tac, la magia delle magie. C'è il pennino che mi permette di fare così. E io poi tocco un nemico per sferrare un pugno veloce. Figata, perfetto. Cioè io ho fatto tic e lui si prende un sacco di botte. Rock and roll, è simpatica sta cosa che tu giochi con la penna, fai alla Kenshiro ma con la penna. Cioè è una cosa alquanto... ma è troppo facile così, cioè l'ho devastato con... Ne uccide più la penna che la spada e anche della pistola, è una cosa veramente... Vedete, io gli faccio malissimo, semplicemente, però boh, non lo so se è così divertente usare il pennino di cattiveria. Se invece faccio così, faccio avanti, calcio, tocca un nemico per sferrare un potente calcio in basso, però... Ah, ok, se voglio fare... fagli molto male... Insomma, facendo dei gesti tipo svolazzo, come quando firmate, potete dare un calcio nei marroni al cavallo, cioè dal sotto in su, fate così. Yuhu! Guarda! Atta! Ti! Tu! Pam! Pim! Pum! E sì, molto... ho vinto, quasi. Sì. Spara. Tenendo lo stilo a contatto con il nemico potrai sparare durante una combo, vediamo. Cioè, e siccome la pistola è sul tacco, cioè sparare significa fargli alzare la gambina. È una cosa anche molto sexy, no? Cioè, in realtà no. Ha due pistole in mano e due pistole sui tacchi. Quindi la combo per sparare, cioè insomma svolazzare e sparare con le mani e con i piedi la vedo difficile. In definitiva, la conclusione è ok, approvato. Molto accattivante questo sistema multilivello per affrontare il gioco, il gameplay, con o senza stiletto, con o senza, assolutamente consigliato il pad.
e davvero credo che sia il controller definitivo. C'è a chi piace grande, c'è a chi piace piccolo lo schermo, ma io voto per più grande è meglio è MSR. Mi piacerebbe avere un bel 88 pollici OLED capacitativo e anche magari curvo. Una cosa che ti viene proprio addosso e ti viene da fare aiuto, mi stanno mangiando! Cavolo, questo sembra un micronauta che mena. Ragazzi, ci sono un sacco di mosse. Io la chiudo qui. Se il video vi è piaciuto mettete like, se non vi è piaciuto mettete unlike. Però se vi è piaciuto lui, you, mettete like non a me, ma alla console, che è veramente divertente. E quindi il video finisce. Se ne volete degli altri scrivetemelo, se non ne volete più non scrivetemelo, perché potrei anche rimanerci malissimo e diventare molto ma molto triste e mettere la faccina brutta così e guardarvi da sotto in su. Alla prossima, ci vediamo presto, ci vediamo in giro, soprattutto in Lombardia.